This is the island of Murano, and the Venetians have been making glass here for centuries. E il vetro com'è? È un materiale, non so, diciamo il vivo? Il vetro è vivo. Ci sono fabbriche che fanno oggettistica, oggetti, quelli che fanno i lampadari, quelli che fanno i bicchieri, quelli che fanno le sculture, chi fa gli specchi, chi incide, chi decora. Ecco, questo è proprio il sistema così bello, così variegato che Murano ha. Ed è che in fondo è una famiglia poi. Ma sì, siamo sempre una famiglia. Ogni tanto siamo anche in discussione tra di noi, però insomma, come in tutte le famiglie. Francesco. My family is historically tied to Murano. In the 18th century, one of my ancestors, Vettore III d'Amosto, was the official overseer of Murano's mirror makers, effectively the minister of glass mirrors. But why was glass, in general, so important to Venice? Queste scelte di alcuni maestri veneziani di andare fuori Venezia proprio perché? Perché ovviamente il vetro, i segreti li conoscevano solo loro. If you're making new things and new ideas, you need to communicate with your team. And there are some gestures and just some, like, you know, you look somebody in the eye, they know you want them to start to do something, but you know, you also need some communication. Yeah. I see in your eyes how much you love what you are doing. It's I really do. I would sleep on that couch if I could. I can understand. In Murano, there are the most skilled glassblowers in the world. They have such a control of a material that is incomparable to anything I've seen in the rest of the world. È un'idea di nascita, di crescita. Guarda che meraviglia.